Ciao a tutti, il Dovo Virtus Francavilla del Rana è un Dovo un po' amareggiato nonostante i dati sono comunque tutti positivi, come tutti sapete la Ternana ha pareggiato per 1-1 a Virtus Francavilla Fontana in Puglia e Luca Lelli in conferenza stampa si è detto comunque soddisfatto dei suoi ragazzi e della reazione dopo Catanzaro e questo ci fa ben sperare. Anche i dati sono in linea con il girone di andata, quindi non è successo niente, diciamo così, al di là delle due partite non vinte. Ma ovviamente poteva starci, diciamo, qualche partita che non si vinceva e qualcuna che si perdeva perché il campionato è lungo e quindi non è successo assolutamente niente. Ora c'è solo bisogno di stare vicino a questi ragazzi. Perché sabato c'è un avversario difficilissimo e perché iniziano tante partite tutte insieme contro squadre anche abbastanza importanti e il campionato si decide in quest'ultima fase. Ultimissime cose, insomma, questa sera 8 marzo, giorno della festa della donna, auguri a tutte le donne, c'è Rossoverdi soprattutto. C'è Marino Defendi, il capitano a Ternana Time su Facebook e sul sito web. Altre novità, insomma, dal mondo Ternana è che il centro coordinamento sta cercando, diciamo così, volontari per raccogliere le firme per la petizione. Trovate tutto sul gruppo Facebook del centro coordinamento Ternana Clubs e in altri gruppi inerenti alla Ternana, perché c'è bisogno di persone sostanzialmente che contribuiscano alla raccolta delle firme. Altre cose, insomma, al di là dei risultati sportivi, delle cioccolate, insomma, di tutto quello che si cela intorno alla Ternana, per ora non ce ne sono tantissime. Insomma, c'è semplicemente voglia di riscatto e speriamo che la nostra squadra si riscatti contro un avversario importante come il Bari e vista la rivalità tra le due tifoserie.